Conferiamo al signor Marcello Cattani la laurea magistrale in scienze economiche classe LM59. Complimenti. Una giornata di grandi emozioni, questo riconoscimento da parte dell'Università Digitale Pegaso credo che riconosca il contributo che tramite anche tutti i miei colleghi di Sanofi e Farmindustria riusciamo a dare al sistema paese rispetto alle cure, ai farmaci, e quindi oggi le cure sono un valore, sono un investimento e hanno un impatto diretto sull'economia della nazione. Quindi questo riconoscimento in scienze economiche credo che chiuda il cerchio, almeno rispetto al mio percorso di studi, che è tutto STEM, è tutto scientifico, perché oggi quando si parla di salute, di innovazione, di ricerca e di possibilità di cure si parla automaticamente di economia. Un manager riconosciuto da tutti come uomo di scienza e cultura, un uomo di impresa in un settore come quello farmaceutico che impone continue e profonde trasformazioni che sono tipiche della nostra epoca. La massimizzazione della contaminazione tra processi innovativi che non possono prescindere gli uni dagli altri. Stiamo lavorando insieme a Farmindustria per poter consentire un passaggio diretto dalla formazione, formazione universitaria o formazione negli enti di ricerca, al lavoro. Quindi il senso profondo di questa giornata è dalla ricerca all'impresa, dalla formazione al lavoro, anche attraverso l'accordo di collaborazione che è stato stipulato proprio all'inizio dell'estate tra Farmindustria, il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Sì, una giornata importante oggi, insomma, al cospetto di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, direi. Lo sforzo al cuore del nostro gruppo, il gruppo di education più grande in Italia, il secondo più grande in Europa, con università leader quali Pegaso, è proprio quello di applicare i principi della trasformazione digitale che ormai osserviamo in tutti i settori, anche al mondo dell'università. Lo fa con grande successo, i vantaggi sono ovviamente l'accessibilità, la flessibilità, la velocità di adattamento di cui il mondo e il nostro paese hanno un gran bisogno, e poi anche la capacità e l'osmosi di lavorare e collaborare con il mondo produttivo. Per noi è molto importante la prima laurea honoris causa dell'Università Pegaso e abbiamo scelto di attribuirla a Marcello Cattani, che è un leader straordinario del settore farmaceutico. Credo che ci sia un grosso punto di contatto. La ricerca farmaceutica è importante per il Paese, lavorare di innovazione significa investire sui giovani e gli Atenei come il nostro forniscono competenze in tutti i settori produttivi, anche nell'ambito farmaceutico.